Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora oggi analizziamo cosa analizziamo questo inverter. 12 anni di inverter, acquistato quando iniziavo a fare le prime sperimentazioni con pannelli solari, batterie, energie alternative, eccetera, eccetera. Comunque, è un 600 watt, 12 volt, modello 12 volt, c'era anche il 24 volt, interruttore on, off, LED power, LED warning, uscita, sciugo, 230 volt, e qui abbiamo polo positivo, polo negativo per quanto riguarda la corrente continua. Abbiamo anche il connettore del filo di terra. Ventolina per la dissipazione di calore. Allora ragazzi, questo inverterino ha fatto la storia, Funziona bene anche dopo tutti questi anni e l'ho utilizzato anche tante volte. Ora lo analizzeremo insieme. Lo smonto e vediamo la sua componentistica interna. Un inverter che cos'è? L'inverter non fa altro che la conversione di tensione continua, perciò corrente continua, in corrente alternata. In questo caso 12 volt in 230 volt. Le viti sono molto arrugginite. Eccole qua, come vedi, sono proprio tutte arrugginite. Non tutte, ma l'80% sì. Anche perché l'ho smontato un sacco di volte, anche per la sola curiosità di vedere com'era fatto. Questo ai tempi l'ho preso forse una quarantina di euro. Cioè parliamo di anni fa, ragazzi. 600 watt, ci ho fatto girare Trapani, ci ho fatto girare la qualsiasi con questo. E allora, vediamo se riesco a smontarlo. Ok, questo scorre, me li ricordavo bene. Questo scorre. Ok, perfetto. Questo scorre. E questo va qui. Ok, e qui abbiamo tutta la componentistica, ragazzi. E allora, corrente continua entra da qui, ok? Polo positivo, polo negativo, e va qui. Qui abbiamo il filo grosso, che è questo, negativo. Questo è il filo grosso positivo. Come vedi sono fili davvero grossi, perché? Perché qui passa molta corrente, in corrente continua. Fusibile 1 20 A, fusibile 2 25 A, fusibile 3 25 A. E sono questi 1, 2 e 3, sono trasparenti. Qui abbiamo tutti i MOSFET in fila. Eccoli qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 MOSFET. Eccoli qua, perfetto. E invece questi sono i due super condensatori. Da questo lato abbiamo altri 4 MOSFET, 1, 2, 3 e 4. Questi invece sono due trasformatori, sono proprio degli avvolgimenti che hanno questo codice. E questi fanno l'innalzamento della corrente. Poi abbiamo altri circuiti integrati, ponti diodi, transistor, diodi grossi che sono questi qui, ponti nella scheda, eccoli qua, questi sono tutti i ponticelli. E abbiamo la 220 di uscita, che è questo qui e questo qui, eccoli qua, nero e marrone. Eccoli qua, marrone e nero sono i fili di uscita della 220. Abbiamo anche il filo di terra, eccolo qui, che va connesso con l'asciugo, anche se nel nostro caso qui
c'è una vite e va connesso col corpo dell'inverter. E allora, come vedi, l'assemblaggio è fatto discretamente bene. Per avere i suoi anni, ragazzi, è normale che sfrutta molta componentistica DIP, perché questi circuiti integrati si chiamano DIP perché non sono SMD. Come SMD non c'è nulla, non vedo assolutamente niente. Perché? Perché appunto ai tempi andavano fatti così. Oggi invece un 600 watt inverter, che forse ha anche una potenza di picco più alta di questo, è grande forse così. Perché? Perché con l'avanzare della tecnologia la componentistica diventa sempre più piccoletta. Qua ci sono altri condensatori, alluminio, alluminio. Questo, se io volessi, posso ancora smontarlo ancora di più. Tolte 1, 2, 3, 4, idem di qua, 1, 2, queste alette si vanno a staccare e resta, diciamo, solo il circuito stampato. Il dissipatore, tutto questo, cioè 1, 2 e 3 di sopra, è tutto un blocco. Se io levo 1, 2, 3, 4, che cosa tolgo? Tolgo le viti che mi tengono, eccole qui, tolgo le viti che mi tengono i MOSFET. Perciò io stacco i MOSFET e posso sfilare la scheda. Ok? Però staccando i MOSFET. I MOSFET sono connessi con l'alluminio tramite questa sorta di pellicola. Non lo so se riesco a fartela vedere. È questa qui, eccola qui, questa pellicola. È una pellicola di materiale ad alta conduzione termica per appunto massimizzare al massimo lo scambio della temperatura, lo scambio del calore, ecco, per mantenerli sempre molto molto freddi. Ah, da 1 a 10, ma diciamo che il lavoro per gli anni di progettazione e di costruzione non è fatto male. Qui ci sono i LED con i porta LED di plastica. Un trasform un questo è un cicalino, che questo si attiva se ci sono problemi nel circuito di uscita, se ci sono sovraccarichi sulla 220 o se la batteria è scarica. Il cicalino fa beep 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 o ancora fa beep beep in base all'errore che il circuito sente, cambia, diciamo, la melodia. Boh, se devo trovare un qualcosa che non mi piace nell'assemblaggio, ma diciamo nulla, ragazzi, perché è fatto bene. Qua i fusibili sono messi su dei portafusibili che se si bruciano li puoi sfilare comodamente. Dico, oh, ragazzi, per gli anni che ha mi piace. È fatto bene, dura, è durato fino ad oggi e l'ho utilizzato fino ad oggi. Attenzione, è già questo, tutto da dire. Che è possibile anche acquistarne uno ora moderno di quelli nuovi, dopo qualche mese di utilizzo può anche bruciarsi. Questo invece no, questo ha anni e anni di uso intenso e funziona. Niente, ragazzi, per questo video è tutto. Se il video ti è piaciuto, un like, un commento e iscriviti al canale. Mi raccomando, ciao e al prossimo video.